Sono. Tra l'altro, raga, c'ho tipo la sciarpa dell'Eister qua vicino, ma c'è un po' un casino. Vabbè, poi vi spiego, poi vi spiego. Sono amareggiato. Sono amareggiato perché si era messa bene, stava andando tanto bene, più bene di quel più bene, se posso sentire, di quello che mi aspettavo, sinceramente. Più bene e meglio di quanto mi aspettassi. Ecco, questa è la formula italiana esatta. E nel primo tempo abbiamo giocato bene, tutto così bello, mi pareva vero. Ho detto, ma che idea, cioè, non, tra l'altro, Atebor che lancia un missile. Terraria Palomino che si intrippa, ovviamente. Dzeko parte, gol 1-0, fine primo tempo 1-0. Io ero lì che imbiancavo i muri di casa, imbiancavo questi muri. E poi però. Allora, partiamo da un presupposto importante. Io già l'ho detta sta cosa. Quando siamo noi, ovviamente i nostri diventano delle persone immobili, incapaci di intendere e di volere, che non sono capaci a capire dove si segna, dove si prende il pallone, in che modo si blocca. Quando però succede agli altri, tipo Palomino, che si incespica sul pallone e regala il pallone a Dzeko, ovviamente Palomino decide di fare gol su assist di Gentiti 1-1 e poi il 2-1. Mi dispiace, raga, perché sapete qual è il discorso? Che te la giochi alla pari, ma sono bravi. Cioè, sono bravi. Cioè, sono bravi. Io non mi sento. Io adesso mi sposto, no? Io adesso mi sposto. Non dovete vedere niente perché questo è tutto un segreto di cui vi parlerò. Io, allora, io non mi sento oggi di lamentarmi con la Roma. Non mi sento. Ma non mi sento perché. Cioè, cosa vuoi dire? Davanti c'è una squadra che è più forte. Non nei singoli. Non nei singoli. È più forte in generale sul campo. Quando scende in campo è più forte. È più squadra. È più cattiva in tutto. Cioè l'Atalanta di oggi, l'Atalanta è una squadra, oddio, l'Atalanta è una squadra che gioca con entusiasmo, ok? Tu non puoi fare nulla, tu non puoi fare nulla. Oggi hanno giocato, oggi che cosa gli vuoi dire? Oggi che cosa vuoi dire? Io non so sinceramente cosa dire. Non lo so, purtroppo mi rode il culo, perché nel 2020 quante partite hai vinto? Una a Genova, poi hai perso 4 partite, 4 in campionato, 4 ne hai perse, 4, 4, 4. Juventus, Atalanta, Sassuolo, Bologna, ah, Torino, 5 ne ha perse, 5, ale, 5 ne ha perse, ale, 5 ne ha perse. Io credo che sia difficile, molto difficile anche quest'anno andare in Champions. La campagna qui si doveva rinforzarci, non ci ha rinforzato, ha messo delle toppe, apparentemente utili, ma ha messo semplicemente delle toppe. E ho poco da dire, ho poco da dire. Oggi l'Atalanta dimostra di essere una bella squadra, come lo dimostra ormai da tanto tempo. Comunque Bruno Perez per me è stupido. Per me Bruno Perez è stupido. Vabbè, comunque, ciao ragazzi.